Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo episodio di 5 libri, 5 storie di immigrazione. Oggi guarderemo Paul Schoermeyer, Il Piemonte dei contadini dal 1921 al 1932, rappresentazione del mondo rurale subalpino nelle fotografie del grande ricercatore svizzero. Si tratta del primo di due volumi che raccontano tramite documenti e fotografie la vita, la cultura materiale e il patrimonio linguistico della Svizzera meridionale all'Italia centrale attraverso le valli piemontesi. Paul Schoermeyer è un grande etnografo e linguista svizzero che nasce a Zurigo nel 1888. È il primo anche a fare ricerca grazie all'ausilio di una macchina fotografica e a raccogliere testimonianze della vita materiale italiana. La biblioteca del Museo regionale dell'emigrazione è accessibile durante gli orari di apertura del museo stesso e quindi venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Vi invitiamo a fare il prestito dei nostri volumi che sono oltre 2000 e che affrontano il tema della grande emigrazione italiana con un focus sul caso piemontese. Questo argomento è sviscerato sotto diversi punti di vista, dal punto di vista storico, sociale, antropologico. Vi sono anche libri di letteratura di narrativa sempre sul tema. Rientriamo all'interno del sistema bibliotecario pinerolese e dunque i nostri testi sono visionabili anche sul sito erasmo.it.